Il viaggio di Mediterraneo comincia dalla Sardegna, immersi nel Parco della Maddalena. 7 isole principali, 62 isolotti, un arcipelago in cui i gioielli della natura si intrecciano con la storia, da Napoleone a Orazio Nelson a Garibaldi. L'arcipelago della Maddalena. Lo chiamano il paradiso della Sardegna, un vero gioiello nel Mediterraneo. Situato nel nord-ovest, l'arcipelago è composto da 7 isole principali e da 62 isolotti. La sua posizione geografica gli conferisce una storia dai forti connotati corsi e sardi. Insieme, Corsica e Sardegna hanno subito le stesse vicissitudini storiche sotto le dominazioni romana, pisana e poi genovese. Queste isole erano di nessuno. Si chiamavano isole intermedie perché non si sapeva bene quando fu creato il Regno di Sardegna, non sono state menzionate nel definire i confini. Quindi ecco che Genova diceva no, sono della Corsica, poi lo stesso discorso lo portò avanti la Francia, il Regno di Sardegna invece ne accampava il diritto in quanto più vicine alla Sardegna, fino a quando nel 14 ottobre 1767 le truppe del Regno Sardo Piemontese, il Regno Sardo, sbarcano e sanciscono l'occupazione di queste isole. Nonostante la vicinanza, la Corsica e la Maddalena ebbero una storia e delle pratiche culturali del tutto diverse. I personaggi come Napoleone, Orazio Nelson, Giuseppe Garibaldi o ancora Domenico Millelire fecero la storia dell'arcipelago. Le truppe sbarcano qui con un brevissimo combattimento perché il forte era presidiato da pochissimi uomini, conquistano il forte, un soldato riesce a scappare a nuoto e avvertire, dare l'allarme che era stato conquistato il forte, poi di qua Napoleone porta il mortaio e i cannoni sulla sponda nord di fronte all'abitato e di là comincia l'indomani a bombardare il 23 febbraio a bombardare il paese. Di tutti il più famoso è Giuseppe Garibaldi. Qui, sull'isola di Caprera, la più estesa in superficie, l'eroe dell'indipendenza italiana visse i suoi ultimi 25 anni. Morì nel 1882. La sua casa e il suo museo attirano ogni anno centinaia di visitatori. Ho diretto tutte e tre, c'è anche la curiosità, la voglia di conoscere. Garibaldi in Italia lo conoscono tutti, lo si è sempre studiato, almeno una volta era così. Quindi è uno dei musei più frequentati, più visitati in assoluto. Non conosco i numeri, non li ricordo del numero dei visitatori, ma so che è altissimo. Nel cuore di questo territorio, l'unica città, la Maddalena, porta lo stesso nome dell'arcipelago. Fondata nel 1770, ne è la porta d'ingresso. Con i suoi 12.000 abitanti, possiede il fascino delle città all'italiana. Strade inondate di colori, dove abitanti e turisti passeggiano fianco a fianco. La via Garibaldi è il luogo preferito dai passanti. Nelle vicinanze, lo sguardo viene naturalmente catturato da un negozio. E quello di Miro Battaglia, fondato nel 1891, è il più antico della città. Nel 2014 siamo stati premiati anche dalla Regione Sardegna come negozio storico. Potete vedere la targa lì di Bottega Storica della Sardegna. Sì, siamo 131 anni di storia, è sicuramente una cosa da portare avanti con molto orgoglio e molta felicità da parte di tutti. In una via adiacente si staglia la chiesa di Santa Maria Maddalena. Un piccolo museo accoglie un crocifisso e due candelieri d'argento, come pure una lettera. Sono lì dal 1805, dal passaggio dell'ammiraglio Nelson. I candelieri e il crocifisso sono stati acquistati a Barcellona, come testimoniano i punzoni o i marchi. Si pensa che l'argentiere che li ha costruiti o la bottega argentiera sia quella di Martino Roca, che era attivo proprio in quel periodo. Questo frammento di storia prova quanto l'arcipelago fosse un luogo storico militare di grande importanza. Oltre agli insediamenti italiani,
Negli anni 70 qui venne installata una base NATO che ospitava dei sommergibili nucleari della Marina Militare statunitense. La base fu smantellata nel gennaio del 2008. Per gli abitanti fu un periodo particolare. Aleatorio di un incidente nucleare, perché non esisteva, o perlomeno non eravamo a conoscenza di un piano di evacuazione, un piano di sicurezza. Era impossibile immaginare un'evacuazione di 11.000 persone in, non so, in 6 ore. Non erano posizioni anti-americane, erano problemi antibase, ecco, per il rischio della presenza del nucleare. Ma la bellezza dell'arcipelago della Maddalena è anche e soprattutto costituita dal suo patrimonio naturale. Le isole contano 180 km di coste rocciose, frastagliate ed erose milioni di anni fa. Il territorio ospita più di 700 tipi di fiori diversi, in particolare ginepro, mirto, corbezzolo e macchia mediterranea. Una vera specificità difesa dagli agenti del Parco Nazionale. Parco non significa regole o divieti, ma significa avere gli strumenti per poter tutelare e conservare il territorio per le prossime generazioni, non soltanto per noi, ma per le future generazioni, perché l'ambiente è il nostro bene più prezioso. Questo luogo affascina e ipnotizza. Gli appassionati di immersione subacquea ne hanno fatto una meta imprescindibile. Un contesto paradisiaco, in quel fragile confine tra scoperta e tutela, dove flora e fauna sono due realtà inscindibili. Fra le specie minacciate c'è soprattutto la posidonia, la pianta della vitalità del Mediterraneo. C'è un ecosistema che va a produrre il 40% dell'ossigeno di tutto il Mediterraneo, e c'è un ecosistema dans lequel vivono beaucoup de poissons. Il fait de la reproduction et il peut trouver de nutrition. Et donc c'est vraiment important de la garder. Se l'isolamento di questo arcipelago ne ha forgiato il carattere e la bellezza, la Maddalena non sfugge al dilagare imperante del turismo. Simbolo del sogno e dell'evasione, la Maddalena è soprattutto un luogo di vita, con i suoi vantaggi e svantaggi dovuti a quell'insularità che va difesa strenuamente, in nome del benessere e della storia.